felicissima di essere qui con voi, dirvi che veramente ce la dobbiamo fare, perché in questo momento mai più dobbiamo essere veramente sicuri di noi stessi. Non posso assolutamente prescrivere di mangiare, di spremere i limoni della nostra casa. Di conseguenza vi volevo dire due parole sulle cose che non vediamo, nel senso che molte volte sono costretta a fare degli esami diagnostici ai miei pazienti perché soffrono di qualcosa che nessuno sa che cosa sia. Le diagnosi che vengono fatte normalmente negli ospedali nostri, e non solo stati, ma anche nella penisola, non corrispondono alla realtà. Lo dico con molta sicurezza, perché è capitato di incontrare persone che magari vivevano solo ad Assemini e la loro vita fosse chiusa tra Assemini e Cagliari. Queste persone avevano intossicazioni da arsenico, perché io sui miei pazienti faccio da anni gli esami per i metalli pesanti e altri tossici, per cui mi sono avvicinata a una specializzazione che si chiama medicina ambientale clinica. Sono quelle cose che i colleghi non vedono, perché le persone sono talmente ammalate che stanno a casa, sono le malattie croniche che stanno divagando. Stanno veramente riempendo i letti delle nostre case, i letti degli ospizi, e le persone non sanno di che cosa soffrono, come sono arrivate le malattie. L'uomo in effetti è l'unico essere che sta sulla Terra che è in grado di inquinare, nessun altro essere animale può produrre rifiuti, solo noi. Tra questi rifiuti che noi produciamo, ho preso come esempio le nanoparticelle, sono quei rifiuti che si creano, che sono piccoli come un miliardesimo del metro. Siamo abituati a misurare le cose con il metro, però sì, sono le polveri sottili. Esatto. Noi siamo, queste nanoparticelle sono delle polveri eterne, cioè non si distruggono. Di conseguenza noi le assumiamo nel nostro corpo, una delle fonti possono essere gli inceneritori, per esempio, oppure i vulcani, però i vulcani sono pochi, per cui la natura, anche se genera queste nanoparticelle, non sono un granché come quantità. Gli impianti boschivi ultimamente devo dire che hanno portato nell'atmosfera moltissima materia di questo genere che noi inaliamo, e queste polveri finiscono nei polmoni, che ha tipo 300.000 alveoli, cioè delle cavità dove viene fatto lo scambio tra l'ossigeno e l'anidride carbonica. Cioè entra nell'organismo ossigeno, entra nel sangue direttamente l'ossigeno e viene espulsa l'anidride carbonica. Insieme a questo entrano nel sangue anche le polveri sottili, perché quelle proprio come nanoparticelle sono le uniche che riescono ad attraversare la membrana e a finire in vari organi, a seconda anche della condizione che è la persona, perché se una persona è ancora sana, avere un po' di nanoparticelle all'inizio non provoca un sintomo e uno non si accorge di avere questo problema. Invece se noi abbiamo delle persone che già sono compromesse per quanto riguarda la loro salute, quello può essere l'ultima goccia che gli fa stare veramente male. La nostra storia sulle discariche ha importanza, cioè la nostra lotta contro la formazione di nuovi moduli di discarica è una cosa che riguarda i nostri diritti fondamentali di decidere noi su che cosa si faccia nel nostro territorio. Penso che nonostante questo sia una cosa così importante, noi continuiamo a
rilassarsi. Io veramente sarei dell'idea che, siccome queste malattie possono presentarsi anche dopo 40 anni, significa che noi non possiamo stare tranquilli, che siccome oggi stiamo bene, staremo bene anche dopo 40 anni per chi ha questa speranza di vita, oppure i nostri figli, perché ovviamente se queste particelle entrano nel corpo di una persona che poi deve generare dei figli, finiscono negli spermatozoi, nelle vie della partner, e lì possono provocare talmente gravi conseguenze di malattie urgenti, cioè che danno un dolore pazzesco, e nessuno può fare nulla. Per cui è da lì, dalla nascita del bambino, dopo la gestazione, finiscono nel corpo del neonato, per cui non è un qualcosa che noi non vediamo ma esiste. Veramente non voglio più vedere aule vuote, per cui noi, se ciascuno di noi la prossima volta fa venire un altro membro della famiglia, un altro amico, giorno per giorno noi possiamo veramente coinvolgere le persone che, mentre noi stiamo parlando, comprano al primo supermercato una qualsiasi cosa e mettono nel loro corpo. Per cui io non posso andare a comprare, sinceramente non andrei mai a comprare le verdure da un orto che è vicino a un inceneritore, vicino a una discarica. E vi dico che nel territorio nostro qui vicino ci sono purtroppo degli orti biologici che vendono biologico, però siccome domani noi avremo, domani dico ce l'abbiamo già, ma quando arriverà qua, avremo uno strumento per veramente vedere che cosa c'è dentro le nostre verdure. Queste polveri entrano per esempio nei cavoli, dentro il cavolo non si può lavare, cioè si lava, non puoi asportare tutto questo materiale, per cui non possiamo neanche dire alle persone mangiate i cavoli perché fanno bene alla salute e ti fanno vivere meglio, più a lungo. Allora, dobbiamo veramente essere preoccupati, perché stiamo quasi abbandonando le campagne per fare gli orti urbani, cosa per la quale io lo dico pubblicamente, non sono d'accordo, perché negli orti urbani finiscono anche tutti i fumi delle macchine e tutto quello che sappiamo che c'è, le polveri degli edifici che crollano, per cui cerchiamo di mantenere almeno la nostra campagna. Io non voglio più prescrivere farmaci, io voglio poter prescrivere ai miei pazienti, alle persone che mi chiedono come posso vivere meglio, voglio prescrivere le verdure pulite, proprio senza tutto questo. Veramente dobbiamo lottare, altrimenti che cosa stiamo qui a fare? Grazie. Bisogna essere veramente coscienti anche delle altre cose.
bisogna che quando rientriamo a casa parliamo queste notizie che oggi, in questi oggi stiamo discutendo, continuiamo a discutere, non si trovano così facilmente, perché c'è un lavoro di disinformazione della popolazione, molte volte queste cose non si sanno, bisogna andare a cercare nelle pieghe queste notizie. Quindi quando noi rientriamo a casa dobbiamo parlare in famiglia, dobbiamo parlare con gli amici, dobbiamo spiegare che la situazione è veramente grave, come oggi stiamo dimostrando anche. Ho concentrato molto il mio discorso, per cui ho lasciato fuori di quello che avevo in testa. Allora, considerate che quando noi vogliamo fare una spremuta di arancio oppure una spremuta delle verdure che dicono che è molto salutare, rischiamo di fare sotto queste condizioni una spremuta di tossici. Ovviamente se prendi 4 carote più 5 cavoli più eccetera e lo fai a spremuta, tu stai veramente concentrando i tossici, come si concentra nel tabacco. Ok? E poi volevo dire che chi veramente fa gli esami, perché la mia pazzia è quella di andare a cercare sempre la ragione della malattia. Che cosa ha innescato la malattia? Questa è medicina funzionale. Allora, si è trovato con microscopi che veramente hanno una capacità oltre quello che potete immaginare, che dentro i tumori ci sono metalli pesanti e tante di quelle sostanze, per cui se voi un giorno vi doveste chiedere come mai mia madre, mia zia, mio marito, io ho un tumore, sappiate che se volessimo prendere quel tumore e lo mettessimo sotto un microscopio che esiste già, avremmo visto dentro veramente alluminio, bismuto, vanadio, zinco, cadmio, di tutto. E se chiedeste a voi stessi perché avete la pressione alta, tipo un mio paziente 140 di minima, 190 di massima, un uomo di 42 anni, vi dico che negli anni che io non immaginavo di essere bravo, ho scoperto che lui lavorava il ferro e l'alluminio e la ragione per la quale lui era malato era il cadmio che lui assumeva lavorando. E ovviamente tutte le persone che lavorano in ambienti del genere non devono mai portare a casa i vestiti che hanno al lavoro, i vestiti vanno lavati e preparati nel posto di lavoro, non portate mai niente a